Bentornato. Oggi è martedì 4 gennaio 2022. E quali sono i tuoi segni oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Inutili ansie per il lavoro, novità in arrivo. Rientrate al lavoro nervosissimi, paventando brutte notizie, cambiamenti o chiusure. Staccare la spina non solo non vi ha giovato, ma con tanto tempo a disposizione per rimuginare, ha contribuito a ingigantire la vostra ansia. I rischi ci sono, ma con la complicità di Mercurio, entrato ieri nel vostro segno, il problema si risolve o almeno viene posticipato di molto. Malessere di origine nervosa, se c'è qualcosa che non mandate giù arrivano l'emicrania o l'insonnia, mentre in un ambiente sereno, con tinte tenui e linee armoniche, lo spirito migliora, restituendovi la calma. Un filo di malinconia per una faccenda di cuore, se in vacanza avete conosciuto qualcuno che vi ha stregati ma non avete fatto in tempo a scambiarvi i contatti, ora complici Venere e la Luna in dodicesima casa vi resta solo il rimpianto per non esservi fatti avanti, imparate la lezione, nella vita ci vuole coraggio. Nella coppia si accendono discussioni e confronti serrati con il proprio partner. Sarà difficile uscirne indenni, in ogni caso saranno dei chiarimenti dovuti. Nulla da fare sul fronte della riconciliazione per chi spera in un ritorno. Mentre i single non troveranno sufficienti argomentazioni per interessare davvero le persone che desiderano. Buone occasioni da amici fidati, soprattutto per il lavoro potresti ricevere una mano dagli amici inaspettatamente. Portate più pazienza in famiglia e tra parenti. Spesso il vostro carattere vi porta ad escluderli da decisioni importanti o da informazioni che andrebbero condivise assolutamente. Momento propizio per chiedere prestiti o finanziamenti, qualsiasi sia il vostro obiettivo sappiate che, guardandovi intorno, riuscirete a spuntare condizioni favorevoli alla vostra portata. Gli incontri fatti negli ultimi giorni per alcuni si riveleranno delle delusioni. Non dateci peso e pensate che prestissimo potreste fare degli incontri davvero molto ma molto interessanti. Alcuni curiosi potrebbero violare la vostra privacy o del cellulare o del vostro social network. Abbiate cura di non fare confidenze ad estranei o a persone di cui non siate certi dell'identità. Luna capricciosa che libera il suo influsso in amore complicando vicende sentimentali anche semplici. Potreste essere presi da un'intensa gelosia a partire dal tardo pomeriggio. Siate ottimisti e aperti alla speranza, se gli amici vi deludono nulla vieta che ve ne facciate altri meno interessati. Per i nati di martedì potrebbero esserci pessime notizie in amore, sono prevedibili anche separazioni dolorose e punti di non ritorno. La vita di coppia oggi risente del vostro nervosismo, se avete preso delle decisioni importanti fatene partecipe il partner anche se la cosa riguardasse proprio lui. La vita sentimentale ricomincerà a splendere e il vostro fascino sarà amplificato. Se nelle giornate passate avete perso troppo tempo a pensare agli altri, trascurando ciò che volevate per voi, oggi è la giornata per recuperare il contatto con voi stessi. Un vostro progetto potrebbe riscuotere buon successo in quegli ambienti che non vi conoscono e che non nutrono alcun pregiudizio sul vostro passato lavorativo. La vostra energia in questa giornata è abbastanza positiva, per cui dovreste provare a sfruttarla nel migliore dei modi soprattutto nel campo lavorativo e se siete carenti in questo senso. Quadro dei transiti abbastanza positivo con due pianeti all'Acquario molto congeniali, Saturno e Nettuno. In posizione benefica e risolutiva per il segno dato che occupano rispettivamente il vostro segno e i pesci. Il primo dona rapidità di decisione, scatto di volontà e capacità di afferrare prontamente con mano ogni occasione si presenti sul cammino, specie per chi festeggi il compleanno in marzo. Il secondo è invece il paladino delle iniziative sociali e del benessere in famiglia nei rapporti con figli e figli, sorelle e fratelli. Nettuno è positivo fondamentalmente per chi nasca dal 10 al 13 febbraio. La forma fisica è piuttosto buona, soltanto non vi lanciate in performance troppo azzardate in palestra, Marte dal segno di fuoco del Sagittario vi può dare eccessivi entusiasmi o provocare mosse non volute. Questo in special modo se siete della seconda decade.
La giornata è positiva, ma il meglio lo vivrete nel prossimo fine settimana. Qualche piccola sofferenza, dunque, ci può stare. Sul lavoro, questo è un periodo di nervosismo. State cercando di dare una svolta alla vostra vita, ma attenzione a non esagerare con le polemiche. Avrete modo di risolvere un conflitto con qualcuno che vi circonda. Troverete l'atto di perdonare più liberatorio di quanto pensiate. La vostra irritabilità verso la mancanza di tatto degli altri rivela in realtà il nodo di cui dovete tener conto. La giornata si aprirà con un po' di rumore, non in tutti i casi sgradevole, anzi, potreste avere delle sorprese niente male e potreste portare il vostro sorriso a chi proprio non ha voglia di farlo. Troverete come sempre il bello anche laddove è più difficile vederlo e tutti apprezzeranno questo lato del vostro carattere, un po' determinato ed un po' ingenuo allo stesso tempo. Imbronciati, stanchi eppure preoccupati, ecco cosa lascia intendere il trio Luna-Venere-Plutone in dodicesima casa: nulla che fili per il verso giusto, negli affetti, né il lavoro e neppure il benessere, o almeno a giudicare dall'aria slavata della vostra faccia e dall'espressione ermetica, tendenzialmente triste. Complicazioni anche sul fronte finanziario: con Nettuno in seconda casa il denaro viene ma non rientra, quanto al benessere intolleranze e allergie in crescita esponenziale, con i bagordi delle feste dove tutti vi invitano ad assaggiare piatti complessi, con ingredienti sconosciuti. Il risultato sono gonfiore e starnuti. Amore ed Eros. Due punti emozioni sotto chiave, magari a seguito di una grave delusione, di certo non ne fate un dramma, non siete tipi da perdersi in un bicchiere d'acqua e intanto valutate la situazione con maggiore obiettività, piuttosto che ritrovarvi a fianco della persona sbagliata, siete pronti a fare retromarcia. Notate il vostro partner assente ultimamente e scuotetelo con qualche emozione fuori dal quotidiano. Provate magari a farlo ingelosire, potrebbe essere uno stimolo forte per risvegliare il suo entusiasmo. Potreste involontariamente aumentare le pressioni avvolgenti sulla persona amata quest'oggi. Attenzione e non dimenticate di appartenere a uno dei segni meno possessivi dell'intero zodiaco. Sorriderete di fronte all'insorgere della gelosia e lasciatevi dietro ogni ansia e smania di controllo sull'altro. Lavoro e denaro? Due punti tutto in cova, in cerca di ispirazioni o in fase di chiarimento con voi stessi, se in passato avete compiuto un errore siete ancora in tempo per rimediarlo prima che venga a galla, ma dovrete far ricorso a tutto il vostro self-control e magari chiedere aiuto alla persona che ne è già al corrente. E fa un tifo smaccato per voi, tranquilli, non parlerà. In giornata si prospettano un rialzo dei profitti, spese ben fatte per viaggi e vacanze ed acquisti vantaggiosi di abbigliamento. Ottima la posizione delle stelle. Procedete spediti e sicuri nelle vostre possibilità, che in campo lavorativo vi fanno apprezzare come professionisti di primo ordine. Una Venere benevola è al vostro fianco. Benessere. Lasciatevi alle spalle malumori e svarioni ormonali, se un problemino vi turba lo esprimerete attraverso un sogno. Contro il gonfiore di stomaco aiutino dal tè verde, dal forte potere depurativo. Il saggio avrà cura di bruciare l'energia nel corpo con l'esercizio fisico, e sarà consapevole di concedersi il giusto riposo. Quando il corpo è in forma, la mente segue un percorso più lineare e la relazione con gli altri diventa più armoniosa. Per lei, delusione, se cercate casa e pensate di aver trovato quella dei vostri sogni, scoprite che è già stata venduta. Per lui, notizie non piacevolissime ma nemmeno drammatiche in famiglia, le novità vanno accolte con leggerezza. Colore delle emozioni, beige. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 7, finanze, 8. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Ti auguro un anno pieno di gioia e passione. Spero di vederti presto.